Livorno e Piombino, due città, due porti della Toscana che stanno attraversando momenti difficili dovuti alla crisi degli ultimi anni. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha voluto partecipare al pranzo di Pasqua insieme ai lavoratori a rischio licenziamento della Grandi Molini di Livorno. Anche a Piombino i lavoratori di Aferpi sono in presidio permanente in comune insieme al sindaco e la Regione per le due città portuali ha investito molto e continua ad investire. Sì, ma in tempi difficili noi credo abbiamo investito con risorse regionali e anche allocando risorse europee. Sul Livorno senz'altro qualcosa come 350 milioni e qualcosa di analogo anche su Piombino, perché sappiamo che insomma, i due porti, le due città sono particolarmente martoriate dalla disoccupazione, dalla chiusura di aziende. Poi siamo intervenuti anche... Con la richiesta al governo ci è stata concessa di area di crisi complessa, il che ha consentito di attivare in molte situazioni meccanismi di protezione sociale. Abbiamo recuperato i 30 milioni di risorse che rischiavamo di perdere insieme anche all'assessore e al suo impegno, Cristina Grieco, che è l'assessore alla formazione e al lavoro di Livorno per tutta la Toscana, ha fatto un grosso lavoro per recuperare queste risorse. E poi siamo qui, siamo qui a guardare con attenzione che l'attrazione che può svolgere Livorno, rimettendo a posto il porto, cosa che si sta facendo con un pungolo e con un'attenzione fortissima da parte nostra. L'attrazione di investimenti che può avvenire nella zona anche del retroporto o interporto Vespucci come si voglia dire, crea davvero nuove opportunità, nuove occasioni. Non sarà semplice, non è facile perché la crisi ha colpito in modo duro. Ma qualcosa si sta muovendo, qualcosa anche di positivo avviene a Piombino, pur nelle difficoltà del rapporto con Aferpi e con Rebrab. Ci sono in corso investimenti e anche qui, sia da parte dei terminalisti sia da parte anche di chi si occupa di logistica, ci saranno e ci sono in corso delle novità interessanti, c'è un interesse che prima non c'era.